Ultimare il procedimento amministrativo in tempi rapidi e procedere alla definizione della nuova sede degli uffici della Giunta regionale a Pescara è l'obiettivo che il presidente Luciano D'Alfonso ha posto in essere nel corso di una riunione congiunta tra i vertici amministrativi del Comune e i dirigenti regionali. Lavoriamo per accelerare la ricostruzione di Palazzo Centi all'Aquila e per la definizione della procedura per la City a Pescara, ha detto il presidente Luciano D'Alfonso. Il nostro obiettivo è ridurre la spesa di affitti e razionalizzare il patrimonio immobiliare. Per quanto riguarda la City, il testimone passa ora nelle mani dell'amministrazione comunale di Pescara, che dopo la concessione del permesso di costruire alla società titolare del complesso di via Tiburtina è chiamata ad elaborare un atto amministrativo evolutivo che riassuma i passaggi chiave della procedura e dia nuovo slaggio al percorso di realizzazione della nuova sede. La Giunta regionale ha approvato l'esenzione dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario per gli studenti residenti non solo nei 14 comuni del cratere sismico dell'Abruzzo, ma anche negli 82 centri di Marche, Umbria e Lazio. Il provvedimento riguarda la tassa dovuta per l'anno accademico 2016-2017, che viene versata alle ATSU, e riguarda gli iscritti agli Atenei di Chieti Pescara, L'Aquila e Teramo, nonché quelli che frequentano le istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale. Le università abruzzesi, per lo stesso periodo, hanno già disposto l'esonero dal pagamento delle tasse e contributi di loro competenza. È stato siglato un protocollo d'intesa tra ANPAL e Regione Abruzzo per condividere un modello di governance delle politiche attive del lavoro. L'accordo, firmato dal presidente ANPAL Maurizio Del Conte e dall'assessore formazione e lavoro Andrea Gerosolimo, vuole ampliare il raggio della sperimentazione dell'assegno di ricollocazione in Abruzzo, sia coinvolgendo una platea più estesa di disoccupati, sia incrementando il ventaglio delle politiche attive disponibili. L'intesa eleva l'Abruzzo al laboratorio nazionale per la sperimentazione dell'assegno di ricollocazione. La Giunta regionale ha deliberato la ripartizione dei fondi destinati ai comuni per la gestione ordinaria delle riserve naturali regionali per l'anno in corso. Per le aree protette abruzzesi, che in totale sono 20, sarà ripartito un contributo complessivo di 1.600.000 euro. Finanziamenti che saranno distribuiti secondo criteri applicati nel 2016 e con alcune limitazioni specifiche. Il 90% dell'importo sarà erogato sulla base del rendiconto, mentre il restante 10% verrà riservato alla verifica degli obiettivi conseguiti o utilizzato per iniziative eseguite dalle stesse riserve. La Giunta regionale ha deliberato l'atto di indirizzo per la predisposizione di un piano regionale delle acque per il rilascio di concessioni demaniali finalizzate ad attività di maricoltura. Il Dipartimento delle Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca e il Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio avranno a disposizione un anno per la presentazione del piano. Nel deliberato, inoltre, la Giunta ha previsto che nelle acque territoriali prospicenti la Regione, nelle more dell'approvazione del piano e ai fini dell'attivazione dell'ampliamento di impianti di acquacoltura, possono essere rilasciate concessioni di specchi acquei fino alla dimensione media delle concessioni in essere per la medesima tipologia di utilizzo. Una pista ciclabile per collegare la costa ai centri dell'entroterra pescarese utilizzando il vecchio tracciato ferroviario FEA dismesso nella metà degli anni 60. L'iniziativa è stata presentata al presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso da quattro comuni vestini, Collecorvino, Moscufo, Cappelle sul Tavo e Montesilvano, i quali hanno stipulato un protocollo d'intesa nel 2016 e redatto una scheda progettuale per ottenere i finanziamenti. A breve si terrà un altro incontro con i progettisti, mirato a rendere operativo l'iter amministrativo. Un gruppo di lavoro interistituzionale nato dalla sinergia tra Consiglio e Giunta regionale con l'obiettivo di supportare le associazioni e gli enti culturali nella conoscenza e nell'utilizzo di fondi europei. Il nome è Eurocultura Abruzzo, il nuovo progetto presentato dal consigliere regionale con delega alla cultura Luciano Monticelli e dal direttore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa Vincenzo Rivera. Abbiamo pensato di creare questa innovativa struttura, ha spiegato Monticelli, con l'intento di fornire un aiuto concreto agli operatori culturali nella ricerca delle risorse e dei finanziamenti europei, un ambito per molti ancora sconosciuto e inesplorato.
Con questo progetto, inoltre, intendiamo rinsaldare i rapporti e le relazioni con la macroregione adriatica su un segmento cruciale quale quello della cultura, ha concluso il consigliere Luciano Monticelli. La bellezza senza tempo di Roma ospita l'immenso patrimonio artistico e culturale dell'Italia disseminato nei suoi borghi, un intreccio che offre mille suggestioni che sarà ospitato alle Terme di Diocleziano dal 6 maggio al 9 giugno prossimi. Un affascinante percorso espositivo ed esperienziale per immergersi nell'Italia più autentica, quella rappresentata da circa 1000 borghi di 18 regioni che hanno aderito all'iniziativa interregionale Borghi Viaggio Italiano. Anche l'Abruzzo sarà protagonista dell'evento con i suoi borghi storici e la tutela del patrimonio delle realtà più piccole, peculiarità per la quale da sempre rappresenta una regione di riferimento.